Presidente, Commissario, colleghi, il voto di domani sulla revisione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati rappresenta un test di cruciale importanza per il futuro della politica ambientale dell'Unione, il cui impatto si rifletterà per diversi anni sulla vita di milioni di cittadini europei. Questa direttiva è di fondamentale importanza perché stabilisce il principio di decisione informata, prima di autorizzare progetti che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, dalle autostrade fino agli allevamenti intensivi dei polli. Dopo quasi 30 anni di applicazione è dunque arrivato il momento di rivedere questo testo non solo alla luce delle criticità riscontrate, ma per allinearlo alle nuove priorità che l'Unione nel frattempo si è data, come la strategia per la protezione del suolo, la tabella di marcia per un uso efficiente ed efficace delle risorse, la strategia 2020 e la tutela della biodiversità. Desidero rendere omaggio alla determinazione della Commissione che ha proposto questo testo sicuramente necessario, ma purtroppo, e lo dico a malincuore, forse troppo ambizioso rispetto alla sensibilità di gran parte di questa Assemblea. In qualità di relatore, da subito ho dichiarato il mio pieno e convinto appoggio a questa proposta, condividendone i contenuti. Di conseguenza, le mie proposte si sono limitate a rafforzare il testo, come ad esempio introdurre una chiara norma contro il conflitto di interessi o a proporre l'adozione di misure correttive nel caso in cui il monitoraggio e le conseguenti misure di compensazione fossero inefficaci. Purtroppo molti colleghi, in particolare dei gruppi conservatori provenienti da quei paesi dove si applica e bene la direttiva vigente, hanno subito fortemente ostacolato questo testo, considerato oneroso per le imprese e di difficile applicazione per la pubblica amministrazione. Grazie al clima di collaborazione che si è instaurato tra i relatori ombra, che ringrazio, abbiamo quindi operato un'importante revisione del testo, senza mai stravolgere però l'obiettivo finale, di migliorare l'efficienza e l'efficacia della procedura di VIA per tutti gli attori coinvolti, pubbliche amministrazioni, committenti e pubblico interessato. A seguito di compromessi raggiunti, ad esempio, lo sportello unico è diventato un'opzione per gli Stati membri, come lo scoping. Le informazioni che il committente deve fornire nella procedura di screening sono state semplificate e riguardo ai tempi di decisione si è stabilito un quadro che permette agli Stati membri di accorciare, se vogliono, i tempi di risposta. Tra gli emendamenti però che hanno suscitato più clamore c'è la questione del gas di scisto, che la Commissione non aveva previsto nella sua proposta. In coerenza con il principio di precauzione e con quanto chiesto dal Parlamento nella risoluzione SONIC del 21 novembre 2012, ho proposto di sottoporre a valutazione di impatto ambientale l'esplorazione dei gas non convenzionali, cioè del gas di scisto e del gas naturale da giacimenti di carbone. Ritengo che la nostra acqua sia un bene troppo prezioso per metterla a rischio con l'utilizzo di tecniche di perforazione altamente impattanti come la fratturazione idraulica e di conseguenza sia fondamentale che l'Unione Europea lo sfruttamento del gas di scisto sia sottoposto ai più rigorosi standard ambientali. Molto lavoro è stato fatto. Purtroppo, nonostante gli sforzi, gli equilibri trovati in Commissione Ambiente sono stati rimessi in discussione e alcuni colleghi vorrebbero ulteriormente ammorbidire questa proposta. È un vero peccato perché con grande determinazione la Presidenza lituana ha ultimato l'analisi del testo e, nonostante un calendario serrato, un accordo in prima lettura prima della fine della legislatura è ancora possibile. Mi appello quindi al senso di responsabilità dei colleghi affinché tengano presente che con il voto di domani abbiamo la possibilità di dotare l'Unione di uno strumento operativo cruciale per rispondere alle sfide globali del XXI secolo e contribuire a realizzare concretamente un'economia verde capace di garantire la sostenibilità dei progetti che vogliamo realizzare nei nostri territori e una migliore qualità della vita per tutti i cittadini dell'Unione Europea. Grazie.